Raccontare questa storia, già, ci si sente più o meno come stare alla base dell'Everest, la montagna più alta del mondo. C'era quell'ambizione di volerla scalare, questa immensa roccia alta più di 8 chilometri, magari senza ossigeno, a mani nude, magari in calzoncini corti e maglietta della salute, già. Ecco, una storia del genere non racconta semplicemente un campione sportivo, ma un simbolo, un personaggio icona che ha segnato per sempre la sua disciplina e l'ha letteralmente trasformata, facendola diventare attraverso se stesso, attraverso le sue imprese, un mondo imprescindibile come può essere la politica, l'economia. Stiamo parlando probabilmente del campione sportivo più famoso della Terra. Sopra di lui, beh, poca roba, forse nessun altro. Probabilmente non il più forte in senso tecnico, ma sicuramente, ne siamo convinti e ne siamo certi, il più noto a livello sociale. Ecco, c'è sempre voglia dunque tra di noi comuni mortali, esseri umani normalissimi, di scalare questa meravigliosa, affascinante montagna impervia e altissima. Ma è proprio lì che nasce la grande difficoltà, ovvero la cosa difficile, realmente difficile, e capire il perché sia successo tutto questo. Perché un campionissimo dello sport, come mai un pugile in questo caso, anche fortissimo, oltre che rivoluzionare per sempre il futuro del proprio sport, abbia segnato la politica, il sociale, la religione, il mondo della comunicazione, insomma, abbia cambiato tutto. Come ha fatto a rivoluzionare così tanto? L'Everest in questione, questo Everest che racconteremo adesso, che si chiama Muhammad Ali, è stato tutto: pugile, politico, sociologo, poeta, addirittura leader religioso. Il tutto sempre alla massima velocità, sempre oltre le righe. Un essere umano sicuramente fuori dal comune, che non ha semplicemente desiderato la sua vita, beh, ci mancherebbe, ma l'ha costruita mattone dopo mattone, vivendo direttamente i suoi sogni. Non ha, ecco, semplicemente, che ne so, bussato alla porta del paradiso, della fama e del successo, chiedendo magari
cortesemente di entrare. No, ragazzi, no, 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 no. Quella porta l'ha voluta lui buttare giù con la forza, con la potenza della propria dirompente personalità, senza chiedere mai permesso a nessuno. Ecco, è stato amatissimo, ma anche molto odiato, bisogna ammetterlo. È stato manipolatore, ma anche manipolato, sfruttato in ogni maniera possibile e immaginabile. E i suoi avversari? I suoi avversari, con tutte le loro forze, hanno cercato sempre, sempre e ancora sempre di abbatterlo, distruggerlo, buttarlo a terra. Beh, sapendo che in ogni caso combattere, anche solo per pochi minuti, contro di lui, già, significava per ovvi motivi solo una cosa: entrare per sempre in modo definitivo nella storia. Cassius Marcellus Clay Jr., il suo nome per esteso, nasce il 17 gennaio 1942. Junior perché c'è già in casa un Cassius Marcellus Clay. È il padre che ha da poco 30 anni ed è il senior della famiglia. Marcellus Senior è figlio di immigrati, il Madagascar probabilmente la loro origine. È un bimbo irrequieto e questa sua irrequietezza sarà il suo marchio distintivo. Irrequieto con le persone, irrequieto al volante guidando un'automobile, con un bicchiere in mano invece va piano piano, in tutto per gustarsi il momento, al punto da diventare alcolizzato. Cassius Marcellus Clay sposa, fresco 21enne, la 16enne Odessa O'Grady, di sangue irlandese, il nonno sbarcò negli States dopo aver lasciato l'Europa in cerca di fortuna. Quando nel 1942 arriva il piccolo Cassius Marcellus Clay Jr., la mamma Odessa è una donna delle pulizie. Il padre invece vende degli oggetti religiosi. La famiglia Clay vive nel quartiere nero del più grosso agglomerato nello stato del Kentucky, la città di Louisville. I Clay non sono ricchi, ma neanche poverissimi. Riescono a dare i giusti insegnamenti al piccolo Junior, i giusti valori. Arriva anche un fratellino, Rudolph. Quando ha 12 anni, Clay Jr. si trova davanti al primo importantissimo bivio della vita. Quale? Non trova più la bicicletta sotto casa. Qualcuno gliel'ha rubata. Va allora dalla polizia per denunciare il fatto. È arrabbiatissimo. E conosce Joe Martin, poliziotto, sì, ma fuori servizio. È il proprietario di una palestra di box. Ecco il destino che si piazza davanti al ragazzo. Spiega al poliziotto di essere sì molto arrabbiato e di voler addirittura picchiare il ladro nel caso dovesse incontrarlo. Emblematica la risposta del poliziotto Joe Martin. Ragazzo mio, sarebbe meglio prima imparare a picchiare. Già. E così quella dritta del policeman diventa una missione per il 12enne Clay Jr. Accetta così di iscriversi alla palestra di Mr. Martin, scoprendo così un nuovo mondo che diventerà, decenni dopo, il suo mondo. Interessante dunque notare una cosa: a differenza di molti altri pugili, il piccolo Clay sceglie la strada della box non per necessità, ma per semplice scelta. Vive in una famiglia che ha un tenore di vita superiore alla diffusa povertà in cui versa parte della popolazione afroamericana. Riesce difatti a terminare gli studi secondari, non è il classico ragazzo da rissa in strada. Iniziano i primi incontri, le prime sfide, e sono sempre vittorie. Vittoria di qua, vittoria di là, poi ecco la selezione nazionale per partecipare ai Giochi Olimpici di Roma. Sarà lì, sul ring del Palaeur, che il mondo intero inizierà a conoscerlo. Grazie
a quella medaglia d'oro. Ha 18 anni quando conquista l'oro olimpico. È un dilettante, ma in cuor suo si muove, pensa e reagisce ormai da professionista. Anni dopo dirà di aver gettato quella medaglia d'oro di Roma nel fiume dell'Ohio come plateale gesto di protesta verso il suo paese e la perdurante discriminazione razziale. Insomma, non gli va giù che i neri siano trattati da delinquenti. La medaglia d'oro di Roma gli verrà poi restituita alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. L'America lo guarda ancora con un pizzico di curiosità. Pizzico, sì, ma arrivano anche ovviamente delle proposte allettanti, come quella di Williams Reynolds, miliardario di Louisville, oppure quella di un gruppo di imprenditori, tutti bianchi. Clay Jr. va alla fine da loro, firmando il suo primo vero contratto. Sicuramente non è facile trovare l'allenatore giusto per il giovane Cassius Clay. Naufragate di fatte molte scelte, ecco spuntare probabilmente, è giusto aggiungere probabilmente, il nome giusto. Si chiama Angelo Mirena, è il quinto di 7 figli di 2 migranti italiani, già i soliti migranti italiani, sono calabresi. Uno dei fratelli più giovani ha un nomignolo molto molto particolare, si chiama Dundee. Ecco, in onore questo nome è di un altro pugile di origine italiana del passato. Angelo Dundee ha 42 anni quando riceve la chiamata dell'entourage di Cassius Clay. Ha una moglie, 2 figli e già un affermato allenatore, avendo portato in passato al successo diversi pugili. Molti anni trascorsi a New York, però fa freddo, è difficile trovare il buon pugile. I Dundee si trasferiscono in questa meravigliosa città, Miami. Nella città più importante della Florida, beh, si lavora bene, il clima perfetto, il posto meraviglioso per cercare i giovani pugili promettenti. Quasi tutti sono esuli cubani che, con la bava alla bocca, con la grande voglia, vogliono sbranare il mondo. Angelo potrebbe essere dunque effettivamente l'uomo perfetto. Perfetto per affiancare il giovane Cassius. Ha delle caratteristiche che lo mettono in pole position, è l'uomo pulito, senza macchie, ma soprattutto senza paura. Insomma, è la persona perfetta per sopportare questo ragazzo di Louisville. I Dundee gestiscono una piccola palestra molto spartana, dotata del minimo indispensabile, il minimo, lo stretto necessario, in una via molto trafficata a Miami Beach, la Fifth Street Gym, si chiama così. Oddio, a guardarla non è la palestra perfetta, siamo sinceri. Già, non è il massimo della vita, ma il bello della box è anche questo. Solamente nei posti disperati come la Fifth Street Gym possono potenzialmente nascere delle vere macchine da guerra. Ecco, non sicuramente nella quiete di Ocean Drive e né tantomeno in una spa lussuosa di un Hilton qualsiasi. È la Fifth Street Gym il posto giusto, il posto perfetto per allenare questo ragazzo. L'ingresso della palestra è di fianco ad una farmacia. Già, si paga all'epoca, pensate, $0.50
mezzo dollaro per entrare e giocare a fare i famosi grandi esperti di boxe, vedere, chi lo sa, magari anche i ragazzi che si allenano insieme a qualche altro campione. Siamo stati in quella palestra, siamo entrati con le nostre telecamere e la prima cosa che è saltata all'occhio è che poco è cambiato da allora. Tutto è rimasto quasi uguale. E così alla fine del 1960 Cassius Clay prende la sua valigia dei sogni e parte per la Florida, parte per Miami, dove Dundee lo sistema in un alberghetto molto spartano, nel ghetto nero della città. E vabbè, Dundee prende $125 a settimana per allenare il giovane ragazzo di Louisville. I ragazzi cubani che si allenano con lui lo prendono immediatamente in simpatia, uno sbruffone però ci sa fare. Il suo allenatore capisce naturalmente dopo pochissimi secondi, beh, ci vuole poco, di avere tra le mani un gioiello. I visitatori abituali cosa pensano? Beh, i visitatori abituali della palestra non rimangono per nulla impressionati dalle prime esibizioni sul ring del ragazzo. Lo definiscono a volte un cacciatore di teste che non sa lavorare al corpo. Troppo esagerato. Il suo allenatore tutte le volte, beh, lo difende, è giusto, e capisce che il ragazzo ha stoffa e può fare carriera. Crede in lui, insomma, ciecamente. Ha ormai un fisico scolpito, pensate, quasi 1,90 m per 90 kg. Un fisico praticamente perfetto. E poi ha quella voglia immensa di sfondare, ovvero di diventare campione mondiale dei pesi massimi nel giro, dice lui, beh, 3 annetti circa. Quando si dice essere fin troppo ambiziosi. Il grande salto arriva alcune settimane dopo Roma, ossia il 29 ottobre 1960. Diventa professionista. Lo diventa sconfiggendo ai punti un certo Tunney Unsacker. Unsacker è 12 anni più vecchio. Non può saperlo, ma quella sera sul ring di Louisville sta boxando con il futuro mito. Ammetterà a fine incontro: Clay è stato veloce come un fulmine. Ho provato tutti i trucchi che conoscevo, ma niente da fare. Era imprendibile. E Clay come reagisce alla sua prima vittoria da professionista? Lo scriverà nella sua autobiografia anni dopo e sarà una delle poche dichiarazioni genuine e spontanee di tutta la sua carriera. Quella sera Unsacker mi diede un colpo tra i più duri che ho subito in vita mia. Tunney Unsacker, il primo pugile dunque professionista ad aver affrontato Cassius Clay. Dopo quella serata passano appena 2 mesi ed ecco il secondo incontro, questa volta in Florida, a pochi, pochissimi isolati dalla sua palestra. Arriva così, finalmente, un giorno beato, il primo incontro in terra di Florida. Siamo all'auditorium di Miami, è il 27 dicembre del 1960. Di fronte avrà un esordiente, beh, bisogna pure incominciare, Herb Seeler. Quell'incontro Clay lo vince per KO tecnico alla quarta ripresa, ma il suo stile non impressiona molto i presenti. C'è una cosa su tutte che rimane impressa nella mente degli spettatori quella sera: la personalità del ragazzo. Ne ha in quantità industriale. Nello staff arriva anche un nuovo personaggio, Ferdy Pacheco, già medico di origine cubana. E arriva poi anche il secondo incontro a Miami. L'avversario è un modesto pugile appena congedato dall'esercito, Tony Esperti, un nome italiano. Clay nel frattempo è comunque migliorato molto nel suo jab sinistro che può diventare semplicemente un'arma letale. Migliorato anche nei suoi movimenti, la sua velocità di gambe. Chiude il match, alla terza ripresa.
Ecco, tutto questo fa venire un'idea al suo allenatore Angelo Dundee, ma forse, chi lo sa, non è mica il momento per cercare un pugile veramente tosto, in gamba, all'altezza? Ecco, spuntare così il nome di Donnie Freeman, che ha un curriculum niente male, 35 vittorie in 47 incontri. Ecco così arrivare il 21 febbraio. Solito auditorium, sempre più gente seduta a bordo ring, invitati i migliori giornalisti del momento, bisogna avere la stampa dalle sue parti. Clay ferisce il suo avversario alla fine della sesta ripresa. L'arbitro interromperà poi invece alla settima, alcuni minuti dopo. Vince ancora il giovane di Louisville, ebbene sì, lasciando a bocca aperta le migliaia di persone e incuriosendo non poco, finalmente, i molti giornalisti, i quali, sì, certo, rimangono impressionati, ma, signori, sino ad un certo punto, alcuni non sono ancora folgorati da questo ragazzo, perché c'è il solito perché, troppo esuberante, troppo vanitoso. E poi non è il classico picchiatore. I giornalisti adorano i picchiatori, uno di quelli che accendono la fantasia della gente. Però sa colpire, i suoi pugni a lungo lasciano il segno, mamma mia se lasciano il segno. Dove lascia sicuramente il segno è nelle interviste a fine gara, proprio così. Ovvero quando diventa un diluvio di parole, sarà questo un dibattito che durerà in eterno, per anni. Sarà questa l'impronta indelebile che Cassius Clay lascerà nel pianeta pugilato, nel mondo della boxe. Da questo momento comunque tutti hanno la chiara sensazione di avere di fronte, non uno qualsiasi, un personaggio diverso dagli altri, con uno stile assolutamente innovativo. Né Joe Louis né Sugar Robinson avevano dato così tanto da scrivere ai giornalisti specializzati. Ecco, nessuno era riuscito così velocemente, in breve tempo, a incuriosire così tanta la gente come il ragazzo del Kentucky. I pugili del momento, sono due, Floyd Patterson e Ingemar Johansson. Nel mondiale dei pesi massimi, prima vince uno, poi replica l'altro nella seconda sfida, 1-1. C'è bisogno di una bella e un classico per eleggere il più forte. In quella terza sfida, gli organizzatori decidono di buttare nella mischia il giovane Clay. In che modo? Dovrà fare da sparring partner proprio allo svedese, un'occasione unica. E cosa succede? Succede che l'incontro viene interrotto per i troppi colpi dati da Clay a Johansson, al campione. Non contento, il giovane provoca, ci mancherebbe, ulteriormente, urlando ai 4:20 la sua straripante forza e obbligando quasi gli organizzatori a mettere lui al posto dello svedese per sfidare Patterson. Pensate un po'. Ovviamente gli organizzatori non accettano. Febbraio 1962. E in quel 10 febbraio Cassius Clay entra per la prima volta in vita sua nel tempio della boxe, in questa meravigliosa città, il Madison Square Garden. A sfidarlo un pugile secondario, Sonny Banks. Secondario ma comunque che entrerà nella storia di questo sport. Perché? Perché sarà il primo ad atterrare Cassius Clay nella sua carriera professionistica. Il primo. Tutto questo alla seconda ripresa. Thank you.
poi alla quarta sarà Clay a buttare al tappeto definitivamente l'avversario. E vincendo per KO. Ormai manca pochissimo alla sfida tra il giovane promettente e il campione in carica Patterson. Momento incredibile. Ma prima... A 43-year-old Archie Moore in black trunks moves across the ring to take on the dancing master Cassius Clay. Da segnalare la sfida con Archie Moore, già, la sua prima vera sfida con la S maiuscola. Moore, diciamo, bisogna ammetterlo, è un ottimo pugile, seppur ormai abbia troppe primavere sulle spalle, è un po' vecchietto, insomma. È il 15 novembre del 62, il teatro a Los Angeles, tra l'altro Marilyn Monroe è morta da appena 3 mesi. Clay, prima di iniziare questa partita, questo match, cosa dice al mondo intero? Lo urla alla sua maniera, dice «Don't block the doors, for all may go home after round 4». Ovvero, signori, non chiudete le porte, potrete andare tutti a casa dopo la quarta ripresa. Beh, se non è da spacconi, poco ci manca. Comunque ha avvertito tutti. Difatti, quarta ripresa... Sinistro-destro, e il povero Moore che cade a terra tramortito. Si rialzerà, ma per solo pochi secondi. Già tutto finito, signori. I presenti possono tornare a casa, come previsto, alla quarta ripresa. Solo 2 mesi prima, al mondiale dei pesi massimi, Sonny Liston batte il campione Patterson. Grande sorpresa. Dunque, beh, non è più Patterson il possibile avversario di Clay, ma Liston, il picchiatore galeotto, capace con un solo pugno di distruggere praticamente una montagna. Il 18 giugno del 1963 un altro incontro storico, concluso con un'infinità di polemiche. Il match si svolge nel mitico stadio di Wembley, a Londra. Fa freddo e piove sulla capitale del Regno Unito. L'idolo di casa si chiama Henry Cooper e ad ogni suo pugno la folla impazzisce. Lui, Cassius Clay, entra nello stadio con la corona in testa. Beh, curioso, a soli pochi chilometri da Buckingham Palace. Nel primo round Cooper sorprende Clay colpendolo diverse volte, è il gancio sinistro a fare la differenza, centrando però quasi mai l'obiettivo, il vero obiettivo. E c'è un motivo, Clay è rapido, è veloce. Suona il gong e spunta la prima news. C'è Clay con un po' di sangue sul volto. Seconda ripresa, Cooper continua con la sua tattica aggressiva, Cassius Clay inizia a rispondere. E sul viso di Cooper spunta così un leggero taglio sopra gli occhi. Terzo round, Clay aumenta i colpi. È visibile a tutti il profondo squarcio sul sopracciglio sinistro di Cooper. Poi, all'inizio della quarta ripresa, la pioggia finisce, il freddo sembra voglia dare qualche istante di tregua. Clay sceglie la tattica da attendista, strano ma vero. Non è ancora veloce come una farfalla e neanche pungente come un'ape. Eppure, al suo fianco c'è il coach Angelo Dundee che continua a dirgli, a supplicargli, di chiudere l'incontro. Soprattutto di non correre rischi, di finirla di giocare. Cooper, lo abbiamo visto, si è tagliato nel corso della terza ripresa, un brutto squarcio che rischia di fargli chiudere anzitempo la sfida. Lui sì che ha fretta. Sente sulla testa l'incubo dello stop, dell'arbitro Tommy Little. Il suo manager, tra l'altro, lo ha già avvertito. Se continui a perdere sangue sarò io a bloccare tutto. Beh, meglio non rischiare. Anche in questa quarta ripresa, stessa musica, c'è l'inglese Cooper che attacca cercando di piazzare i suoi colpi e c'è lo Yankee che arretra, evitando i terrificanti ganci dell'avversario.
La sfida è comunque ancora in bilico. Poi arriva il momento sognato dai 40.000 spettatori, nessuno escluso. Mancano 5 secondi al termine della quarta ripresa. Il gancio sinistro di Cooper si schianta sulla mascella destra di Cassius che vola all'indietro. Un colpo di fortuna e un lampo di geniale astuzia lo aiuteranno a venire fuori dal dramma. Sono le benedette corde ad attutire la caduta. Vero primo colpo di fortuna per l'americano, le corde. Clay difatti scivola giù senza subire contraccolpi pericolosi, plana sul tappeto in modo quasi soffice. Ma la botta è comunque arrivata in maniera devastante e lascia segni profondi. L'arbitro inizia il conteggio, arriva a 4 quando il gong salva, allora era permesso, Cassius Clay. Da quel momento il protagonista diventa un personaggio soltanto, Angelo Dundee. Dundee salta sul ring, operazione severamente vietata, e porta all'angolo il suo pugile. Poi lancia ordine a raffica al suo secondo, Chick Ferrara, e Ferrara esegue. Mette cubetti di ghiaccio sui pantaloncini di Clay, li fa annusare i sali, altra operazione assolutamente vietata in Inghilterra, e li massaggia le gambe. E il tempo passa, passa inesorabile. Manna che viene giù dal cielo per l'americano. Ecco cosa dirà anni dopo il campione, ricordando quei precisi istanti. Non aveva messo giù solo me, ma anche tutti i miei parenti in Africa. È stato il colpo più potente che abbia subito nell'intera mia carriera. Perché mi sono fatto sorprendere? Stavo guardando Liz Taylor a bordo ring. Credetemi, ne valeva la pena. Ecco cosa invece dirà il suo coach Dundee. Era andato giù come un sacco di patate. Dovevo fare qualcosa per guadagnare tempo. E qui entriamo nel campo della leggenda. In molti diranno che il manager italoamericano ha provocato un buco nel guantone sinistro di Clay e ha chiesto all'arbitro di sostituirlo, poi che non c'erano guantoni a bordo ring e che il commissario di riunioni ha mandato un addetto della sicurezza negli spogliatoi a prenderli quei guantoni e quello non li ha trovati. Dunque ne è scaturito un caos tale che ha consentito a Clay di sfruttare quasi 3 minuti in più per recuperare energie. Leggenda, certamente, è anche quello il bello della box. Ma la verità qual è? La verità è che Angelo Dundee, nell'intervallo tra il quarto e il quinto round, vede una piccola apertura nel guantone sinistro di Clay. Ci mette dentro un dito e allarga il buco, poi comincia a urlare chiamando l'arbitro per sostituire il guantone. E l'arbitro poi cosa fa? Va dal commissario che lo informa che non esistono guantoni sostitutivi. Appresa la notizia, dopo aver visto tornare Cassius in sé, Dundee cosa dice? Dice: va bene, andiamo avanti così. Il gong del quinto round suona dopo un primo e 6 secondi di intervallo. Dunque sono solamente 6 i secondi strappati alla regolarità dell'invenzione di Angelo, Dundee. Ripreso il match, Clay comincia a martellare con i suoi diretti la faccia di Cooper, che ben presto si trasforma in una maschera di sangue. Dopo 2 primi e 15 secondi, l'incontro viene sospeso. Cassius Clay vince per KO tecnico. Liston e Patterson si affrontano per la seconda volta, già. La rivincita per Patterson, ma nulla può fare di fronte alla furia di Liston, il quale impiega più o meno neanche 3 minuti per finire l'incontro. Ormai è chiaro a tutti, la sfida per il mondiale di pesi massimi tra Sonny Liston e Cassius Clay è solo una questione di tempo. Ecco arrivare il 25 febbraio 1964. Miami Beach, Florida, migliaia di persone gremiscono il Convention Center.
È il giorno in cui il nome di Cassius Clay entra prepotentemente nel mondo. Già, è il giorno della prima epica sfida tra il Moro di Louisville e Sonny Liston, un combattimento destinato semplicemente ad aprire le pagine più gloriose della Noble Heart. C'è un antefatto, ovvero la sera prima, la sera del 24 febbraio, ascoltate bene. Nei suoi spettacoli pirotecnici, soltanto lui sa offrire alla gente, si presenta Clay in piena notte sotto casa del campione del mondo per provocarlo. Non contento, nella palestra del suo coach Dundee, la palestra che abbiamo conosciuto, invita niente poco di meno che i Beatles, i famosi cantanti, a fare delle foto che rimarranno nella storia. Lui che colpisce con un pugno così i quattro cantanti inglesi, facendoli cadere, beh, metaforicamente, come birilli. Beh, non è soltanto storia del pugilato questa, ma anche della musica. Ecco, sono quelle istantanee che rimangono impresse per sempre, per tutti. Wearing white trunks with red stripes, weighing 210 and 1.5 pounds, the former Olympic light heavyweight champion, Cassius Clay. Clay! And his opponent from Denver, Colorado, weighing 218 pounds. Wearing the black trunks with the white trim, the heavyweight champion of the world, Charles Sonny Liston. Liston! Nella sorpresa generale, Clay domina l'avversario nei primi minuti. Mette sul piatto tutte le sue qualità di boxer. Costringe Liston ad una condotta di gara di contenimento insolita per il campione. Agile e veloce di gambe, Clay affonda i colpi nel terzo round e impone al campione di ricorrere ad una pomata, una famosa pomata per cicatrizzare una presunta ferita sulla spalla sinistra, infortunata. E qui ecco il primo mistero di quella sera. Colpisce di qua, colpisce di là. I guantoni di Ali, narrano almeno così le cronache, iniziano ad essere piene di quella pomata. Già, leggerissimo pulviscolo, vai a capire. Fatto sta che i suoi occhi iniziano a prudere fortemente. Inizia ad avere fastidio alla vista. Chissà, ancora oggi ci sono molte zone d'ombra su questa storia. Quarta e quinta ripresa vanno a Liston, poi Clay ritorna sui suoi standard, torna a danzare, a sferrare i colpi poderosi. Liston è in evidente difficoltà, lo vedono tutti, ma comunque in modo ancora oggi inspiegabile non torna più a centro ring per la settima ripresa. Rimane seduto, immobile, come se aspettasse qualcosa. Il referto ufficiale parlerà di lesioni alla spalla, ma chi lo sa. La sfida si chiude in questo modo, dunque, con il campione del mondo fermo al suo angolo, che abbandona, e lo sfidante che impazzisce di gioia e forse anche un po' incredulo. Avviene in questo modo la prima trionfale vittoria di Cassius Clay, quello che lo incoronano campione del mondo dei pesi massimi. Si vociferà a lungo, anche se l'inchiesta verrà poi archiviata, ci mancherebbe, sulla ipotetica combine che costò la corona a Sonny Liston. Ma si parlerà dell'abbandono poco credibile del campione in carica, persino alla presunta infiltrazione mafiosa all'interno del match. Una storia ancora oggi, lo ripeto, molto nebulosa. E il giorno dopo? Il giorno dopo, non è un giorno qualsiasi, credeteci.
Da re incontrastato, già legato da anni alla fede musulmana e seguace molto convinto delle dottrine di Malcolm X, Cassius Clay cosa fa? Cambia nome. Diventa per sempre, per l'eternità, Muhammad Ali. La rivincita si sarebbe dovuta giocare a Boston il 16 novembre del 1964 nel tempio del mondo cestistico, la casa dei Celtics, il Boston Garden. Ma Muhammad Ali deve essere operato d'urgenza all'ernia, tutto spostato dunque. Viene scelta una cittadina del Maine a nord di Boston, esattamente Lewiston. Ormai la TV, sappiamo bene, pian pianino inizia a dettare legge anche nello sport, anche negli incontri di boxe. Difatti, la sfida numero 2 tra Sonny Liston passa alla storia anche per essere il primo incontro trasmesso in TV negli altri continenti. Gli esempi, beh, naturalmente in Africa e in Unione Sovietica. Il match, anche se a dire il vero, beh, non c'è stato un vero match, si tiene il 25 maggio del 1965. Sono attimi che cambiano ancora una volta la storia, quegli attimi, entrando di prepotenza nell'immaginario collettivo. Neil Leifer è un giovane fotografo della più importante rivista sportiva statunitense, Sport Illustrated. Entra nel palazzetto e sceglie il suo lato del ring. Su quello posto si piazza invece il più famoso collega, Herbie Sharfman. Lavora nella stessa rivista di Leifer, ma ha già in archivio un patrimonio incalcolabile di splendide immagini del grande Rocky Marciano. Insomma, è un grande fotoreporter, Sharfman. Leifer è il suo delfino. Sotto sotto la loro è una vera e propria sfida a chi riuscirà a rubare lo scatto migliore. Usano entrambi Rolleiflex con flash stroboscopico. Hanno un'unica cartuccia da sparare, un unico scatto. Poi sono costretti ad avvolgere la pellicola e aspettare dai 3 ai 5 secondi affinché il flash si ricarichi. Ogni volta che lo fanno, beh, rischiano di perdere il momento magico. Perché tutto è magico in una serata come questa. In sala ci sono più poliziotti che spettatori, ogni persona che entra deve essere perquisita. L'America non ha ancora deciso se amare l'ex galeotto o quello sbruffone che si prende gioco dei rivali fino a plagiarli. Poi inizia l'incontro, un incontro che durerà la bellezza di 1 minuto e 44 secondi. Sì, neanche 120 secondi. Al terzo destro scagliato da Ali, Liston stramazza al tappeto subito dopo aver abbozzato un jab sinistro. È un lampo, quel destro, e l'orso è disteso, immobile. Il campione gli sta sopra e lo sfida urlandogli addosso. «Alzati, brutto orso, e fallo in fretta, siamo in televisione!» È nella natura di Muhammad Ali prendere in giro l'avversario, schernirlo davanti a tutti. Sonny Liston è scivolato dopo aver ricevuto quel destro, è scivolato come un vecchio edificio che si sgretola dopo essere stato colpito dalla palla di acciaio. È lì a terra, steso come se fosse stato appena folgorato. Si rialza a 1,56.
Poi il resto lo fa l'arbitro Jersey Joe Walcott, vecchio campione del mondo dei pesi massimi. Walcott in quel momento si innervosisce, si lascia sfuggire il controllo del match. Torna al centro del ring quando i due hanno già ricominciato a boxare. Da bordo ring gli urlano di fermarsi, gli gridano che il match è finito. C'è Nat Fleischer in prima fila e l'editore e direttore di una grande rivista specializzata, The Ring, la rivista che viene considerata insomma la Bibbia di questo sport. Anche Fleischer è leggermente confuso, come buona parte dei presenti. Solo a 2:12, l'arbitro decreta il KO. Ma nella mente e nei pensieri di tutti i presenti spunta una cosa, un unico dubbio. Il KO è partito da un pugno fantasma. Finisce in questo modo la storica sfida del 25 maggio 1965. Sì, neanche una ripresa intera, neanche il tempo di gustarsi i movimenti dei due atleti. È tutto deciso da un colpo che nessuno praticamente ha visto. La soluzione più logica è che siano i veri padroni del mondo pugilistico, i grandi organizzatori e gli sponsor, ad aver preso indiscutibilmente la decisione. Ossia, far vincere Muhammad Ali, il nuovo personaggio planetario del pugilato. Punto e basta. Ammettiamolo, una teoria possibile, e forse molto probabile. I fotografi Neil Leifer e Derby Scharfman fanno naturalmente il loro mestiere in quel minuto e 44 secondi. Scattano, scattano e scattano ancora, ma una grande foto ha bisogno di una grande fortuna. Questo storico match entrerà nell'immaginario collettivo grazie ad una e una soltanto di fotografia. Quella di Neil Leifer. E come mai? Perché quella sera si trova sul lato giusto del ring. Tutto lì. Chiamala se vuoi fortuna o destino. Tutto il mondo ricorderà lo scatto di Leifer, l'immagine di Ali con il braccio destro piegato fino a raggiungere con il pugno la spalla sinistra e quel viso da incazzato, pieno di rabbia e di orgoglio. C'è tutto Muhammad Ali in quello scatto. Sopra di lui, Liston è la rappresentazione di un uomo che non ha più nulla da chiedere. Nello scatto c'è anche un signore pelato e con gli occhiali, spunta proprio in mezzo alle due gambe del campione di Louisville. È intento a caricare la macchina fotografica. Quel signore è Herbie Scharfman. Ha scelto proprio il lato sbagliato. Il primo incontro di Ali dopo aver liquidato Sonny Liston è contro il re elegante dei pesi massimi, come veniva chiamato all'epoca, lo statunitense Floyd Patterson. Patterson è un grande pugile. 10 anni prima, 1955, divenne il più giovane campione dei pesi massimi della storia. Adesso, in questo 65, ha ancora più esperienza, ancora più voglia di sgretolare i sogni di questo ragazzaccio di Louisville. Ragazzaccio che è sempre più forte e che ha addirittura cambiato religione e nome, che è sempre più mediatico ed è sempre più sulla bocca di tutti. Difatti non è tanto Ali ad inseguire Patterson, ma il contrario. È Patterson ad inseguire la gazzella. Il match viene organizzato a Las Vegas, probabilmente il luogo più giusto, il luogo perfetto per un incontro del genere. Tutto deve essere gigantesco, stellare, molto luminoso. E cosa c'è di meglio della città del Nevada? La data scelta per la sfida, 22 novembre 1965. Taller, 7 years.
ma non è una classica sfida. No, questa è qualcosa che supera i confini della box. È uno scontro tra religioni, innanzitutto, il cristiano Patterson e il musulmano Ali. È uno scontro sociale, poi, l'integrazionista Patterson contro l'integralista Ali. È anche uno scontro politico, diverse maniere di essere cittadini americani. Ecco, tutto questo ben di Dio spunta sul ring di Las Vegas la sera del 22 novembre del 65. Molti esperti di pugilato però aggiungono un ingrediente da non sottovalutare. In fin dei conti questo Patterson è il solo, unico pugile credibile da contrapporre ad Ali. Questa è in fondo la verità. Entrambi ottimi pugili ma con piccole differenze. Beh, innanzitutto la velocità. Ali, velocissimo e più pungente. Patterson, meno coraggioso e più fragile. Incassare colpi per lui è un grosso problema col durare dell'incontro. Difatti in carriera è già andato al tappeto diverse volte e anche malamente. A Las Vegas dunque cosa succede? Succede quello che tutti hanno previsto alla vigilia. Non c'è storia. 12 riprese e Muhammad Ali che vince per KO tecnico, dominando sempre l'incontro. Punto e a capo. La politica poi entra in scena, ed entra prepotentemente. Il napalm, gli elicotteri da combattimento, il sangue. Tutto questo entra in scena nel 66 nei televisori degli americani. Sono immagini crude, immagini terrificanti di una guerra che per sempre più persone diventa scomoda, controproducente, ridicola. Certo, il Vietnam è tutto quello che si porta dietro per il popolo americano. Un qualcosa che non ha più senso. Deve smettere in fretta questa sporca guerra. Ali non sopporta tutto questo e inizia a bombardare via stampa alla sua maniera, criticando questa guerra, questa lotta contro i Viet Cong. La risposta dell'America è super veloce e obbliga in parole povere il campione ad organizzare gli incontri fuori dal confine statunitense. Della serie è così impari. Ed ecco così spuntare prima la sfida a Toronto contro un canadese del fisico possente, George Chuvalo. Difficile, anzi impossibile, buttare al tappeto questa montagna di muscoli. È un grande incassatore, Chuvalo. E difatti nelle 15 riprese, Ali fatica non poco, vince, ma fatica. Poi a Londra è la volta di due inglesi, la rivincita con Cooper, vinta per KO, e infine in agosto contro Brian Landon. Il pugile che appare nelle strade londinesi è ormai un VIP. Firma autografi, accarezza bambini, è sulla bocca di tutti. Sul ring continua ad essere uno schiacciasassi. Landon va al tappeto alla terza ripresa, dopo aver ricevuto una mitragliata di colpi spaventosi. In Germania, un mese dopo, la stessa sorte tocca al campione europeo, Karl Mindenberger, KO alla 12ª ripresa. A quel punto il campione cambia manager, lascia la Louisville Sponsoring Group e si affida ad Herbert Mohamed, il figlio della Nation of Islam. Sul ring è comunque sempre la stessa musica. Novembre 1966.
terza ripresa contro Cleveland Williams, KO tecnico. Febbraio 67 contro Ernie Tyrrell, vince ai punti dopo aver urlato all'avversario di tutto e di più tra un gancio e l'altro. Poi marzo 67 contro Zola Foley, settima ripresa, è ancora lui, è sempre lui il campione. Neanche un mese dopo quel KO inflitto a Foley, Ali viene reclutato nelle forze armate statunitensi. Settimane prima i ricorsi per obiezione di coscienza sono stati respinti. Beh, a quel punto, di fronte al più famoso pugile del mondo, spuntano due possibilità, due strade: o la diserzione o l'arruolamento. Cosa sceglie il 25enne di Louisville? Sceglie di disertare. Una decisione che gli porta automaticamente dei grossi problemi. È condannato a 5 anni di reclusione, deve pagare una multa di $10,000, poi gli vengono ritirati passaporto, titolo di campione e licenza da pugile. Adesso, per la prima volta in vita sua, è lui a subire un vero KO. È un pugno partito dalla giustizia statunitense che vuole lasciare, è in dubbio, un segnale forte alla nazione, affrontando a muso duro un personaggio arcinoto. E come finisce questa storiaccia? Beh, non proprio a tarallucce vino, ma quasi. Ali non finirà mai in prigione, ma comunque rimane lontano dal ring per 3 anni. Ha dalla sua parte comunque tutto il pianeta che, beh, lo vede adesso come l'uomo del rifiuto di andare in guerra, l'uomo della pace, l'uomo della fratellanza. Di colpo, con quella drastica decisione, Ali si trasforma in icona planetaria. Dunque la sua immagine non viene per nulla scalfita, anche senza salire sul ring. Diventa un conferenziere doc, va di qua e di là per parlare con la gente e discutere su temi importanti come la pace, i diritti dei neri. Cambia aspetto, non è più l'uomo da temere per via della sua irruenza e strafottenza, ma l'uomo da ascoltare. Naturalmente, figuriamoci, non si tira indietro e forse non aspetta altro. Si ribella all'idea di poter essere un oggetto in mano al potere bianco. Muhammad Ali, come un perfetto mix tra spirito di libertà e uomo marketing. Poi nel 1970 riprende a combattere. I primi due incontri dopo la pausa forzata sono, diciamo, abbordabili, contro Jerry Curry e Oscar Bonavena. Battuti i due, si ritorna a fare sul serio, affrontando il campione dei pesi massimi del momento, Joe Frazier. Già, Ali Frazier al Madison Square Garden, ossia una delle più belle pagine della storia dello sport che siano mai state scritte. L'8 marzo del 1971 Ali ha 29 anni, tutti lo vogliono, tutti lo desiderano. È l'uomo del momento, naturalmente, attira le folle, attira gli sponsor. Al Madison Square Garden di New York si sta per scrivere una delle più belle pagine del pugilato che siano mai state scritte. Va in scena la sfida contro il detentore del titolo, Joe Frazier. Good evening, Joe and Muhammad. This contest is for the final determination of the heavyweight championship of the world. È il primo grande incontro di interesse planetario della storia della box. La borsa qual è? Beh, una borsa che raggiunge i $2 milioni a pugile. 2 milioni a uno e 2 milioni all'altro. Ancora oggi i presenti di quella sera ammettono di aver assistito, beh, ad uno spettacolo senza eguali. Ammettono di essersi alzati dopo 15 infinite riprese, stanchi e provati, esausti.
Da una parte l'eleganza di Ali e dall'altra l'aggressività dirompente di Frazier, tutto condensato in un ring. Inizia così lo spettacolo e Ali detta subito i ritmi, ci mancherebbe, cercando di prendere meno colpi possibili. Che cosa fa? Sfrutta tutta la superficie possibile dello spazio che ha, ovvero le corde a suo vantaggio per prendere lo slancio e tenere le giuste distanze dall'avversario. Ecco, si nota con il passare dei minuti che Frazier ha difficoltà ad affondare i colpi. Insomma, non riesce a far male all'avversario, quello che vorrebbe fare, ovviamente. Almeno fino alla quindicesima e ultima ripresa, ovvero quando Ali, colpito da un gancio, va al tappeto per la terza volta in carriera. Un incontro incredibile dal punto di vista della violenza, dell'intensità. Alla fine non erano più due pugili, ma due esseri umani distrutti, quasi incapaci di parlare. È da quella serata del Garden del marzo del 1971 che il ragazzo di Louisville inizia ad essere non solo più il ballerino, ma anche il grande incassatore. Ecco, da quel momento capisce che non può più fare affidamento soltanto sulla sua velocità per evitare i colpi degli avversari, ma doveva affrontarli muso a muso, guardandoli negli occhi. Dall'intoccabile che era diventò strada facendo più, diciamo, abbordabile per gli avversari. Ovviamente a guadagnarci. Che cos'era? Era soltanto una cosa, lo spettacolo. Avrebbe dovuto affrontare di nuovo Frazier per la classica delle rivincite, ma qualcosa di imprevedibile. Accade il 22 gennaio del 1973, sul ring di Kingston, capitale della Giamaica. Frazier, il campione del mondo, viene battuto, anzi distrutto letteralmente, da George Foreman. Al tappeto ben 5 volte in 2 round prima del KO definitivo. E così sarà Ali Foreman lo spettacolo messo in scena in un posto inusuale e folcloristico, la capitale dell'allora Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, Kinshasa. Ma prima c'è ancora un altro incontro da ricordare, la seconda sfida contro Frazier al Madison Square Garden. Il meraviglioso e possente Smoking Joe dunque trova di nuovo sulla sua strada Ali il 28 gennaio del 74, esattamente 4 anni dopo quelle storiche 15 riprese diventate per tutti l'incontro del secolo. Frazier non è più campione del mondo, ma è sempre Frazier. Quella sera nelle 12 riprese i due pugili se ne danno di santa ragione. Il più in forma è Ali, il quale alla fine vince ai punti. Ottobre 1974. Uno degli eventi sportivi più celebri di tutti i tempi. Non stiamo più parlando di un incontro di boxe.
ma di un qualcosa di diverso. Un momento che va al di là della semplice kermesse. A chi viene la diabolica idea di portare l'incontro stellare in un posto come lo Zaire? Beh, ad un giovane organizzatore, uno che farà miliardi negli anni a venire. Si chiama Don King. Prima di quel momento si era sparato 4 anni di galera per omicidio, King. Insomma, un bel tipetto. Nessuno nel mondo sportivo lo conosce, poi seguendo il suo istinto negli affari inizia a bazzicare nei paraggi dell'uomo del momento, Muhammad Ali. Don King si fa notare, primo, poi offre delle piccole collaborazioni, secondo, e infine diventa persino suo portavoce. Passo dopo passo sale sull'impervia montagna per rimanerci il più a lungo possibile. Un bel giorno King propone al pugile un qualcosa di sbalorditivo. La possibilità di affrontare il campione dei pesi massimi in carica, George Foreman, per una borsa di 5 milioni di dollari. Praticamente il doppio di quello incassato per aver affrontato Joe Frazier. Ali naturalmente accetta. Beh, anche Foreman accetta. E come fa a trovare i soldi e il luogo, Don King? Anche perché non è facile racimolare la bellezza di 10 milioni di dollari per un incontro. Ricordiamoci che siamo sempre a metà degli anni 70. Grazie ad alcuni finanziatori, King poi intuisce che solamente una nazione può permettersi il lusso di spendere una cifra così folle. Chiede a Mobutu, il ricchissimo dittatore dello Zaire, se vuole, diciamo così, entrare nel business, cioè far diventare la sua città, Kinshasa, per una sola notte la capitale dello sport mondiale. La risposta del dittatore? Beh, naturalmente spunta una risposta affermativa. Nelle settimane precedenti all'incontro, Muhammad Ali inizia il suo solito show. Nessuno aveva dei dubbi. Il suo intento è quello di svilire l'avversario a suon di provocazioni e naturalmente ci riesce. Nei mercati, per le vie del centro, nei villaggi limitrofi, è l'uomo di Louisville il protagonista indiscusso. Lui attira le folle con un urlo e tutti sono dietro di lui a gridare il motto che passerà alla storia. Ali Boumaye, cioè un messaggio chiarissimo che più chiaro non si può. Ali, uccidilo. Tutto è insolito in quella giornata del 1974. Tutto. La scelta del luogo, la posta in palio, l'orario dell'incontro. Sì, perché la sfida Ali Foreman non si svolge di sera o di pomeriggio, no, si svolge in piena notte, alle 4 del mattino. Il motivo di questo timing insolito lo capiscono in pochi, ma poi, cifre alla mano, beh, il business è sempre il business, anche quando si parla di orari. La spiegazione è presto capita da tutti. Le 4 del mattino a Kinshasa significa le 22 per gli Stati Uniti, ossia seconda serata, ossia orario di massimo ascolto. Sono presenti oltre 100.000 persone a bordo ring. Oddio, a dire il vero nessuno saprà mai il numero esatto dei presenti. Impossibile contarli. Tutti vogliono essere lì ad osservare il loro uomo che uccide l'avversario. Più che uno scenario pugilistico, sembra di essere in una giungla, con due predatori pronti allo scontro. Suona il gong ed ecco le ormai solite immagini. Ali da una parte con i suoi pantaloncini di color bianco e nero che danza, che sfianca psicologicamente prima ancora che fisicamente l'avversario con la velocità, con la destrezza, con l'aiuto delle corde per evitare il più possibile i colpi terribili dell'avversario. Insomma, la furbizia travestito da essere umano. E dall'altra i pugni di Foreman che non sono pugni, sono palle da bowling che ti arrivano in faccia
ad una velocità supersonica. Già alla seconda ripresa si nota qualcosa di strano sul volto del campione del mondo. È quello un Foreman nervoso. Forse è già in quel momento che capisce una cosa. I suoi micidiali colpi non possono andare a bersaglio. E c'è un motivo. È l'avversario che è particolare. Sarà così per altre 7 riprese. Poi l'ottavo round. Destro di Ali e il KO di Foreman. La rissa nella giungla di Kinshasa finisce in questo modo. Mohamed Ali è per la seconda volta in vita sua campione del mondo, dei pesi massimi. Anche il dio Pluvio si fa notare. Prima aspetta, osserva l'incontro e poi, finito tutto, scarica un acquazzone terrificante. Sì, anche da lassù hanno voluto assistere all'incontro. Dopo quel terrificante pugno piazzato sul viso di George Foreman, Ali sfida altri pugili, meno pericolosi, più abbordabili. Nel 75 c'è la sfida con Chuck Wepner, che con questo incontro ha il merito di aver ispirato Hollywood. Però, ne verrà fuori da quella sfida una pellicola affascinante. Rocky, con l'attore Sylvester Stallone protagonista. È una roccia questo Wepner. Alla quarta ripresa addirittura manda al tappeto il campione del mondo, ma poi Ali si riprende e alla 15ª ripresa ecco il suo terrificante colpo. Poi sulla strada il campione si trova un tale Joe Bunyor, un inglese di origine ungheresi, alto, possente, giovane. Ci vogliono 15 gong per vedere Ali vincere i punti, ma non è più veloce come una volta il campione. Lo si vede ad occhio nudo. Decide che questo di Kuala Lumpur è il suo ultimo incontro. La box è sotto shock, capisce che il tempo passa per tutti, ma non vuole vederlo smettere. Ci pensa Don King a sistemare le cose, a far contenti tutti, anche perché lo spettacolo deve continuare. La gallina delle uova d'oro non può smettere proprio adesso. I soldi, soprattutto, devono ancora circolare a fiumi attorno a questa faccia granitica. Spunta l'incontro delle Filippine a Manila contro Joe Frazier. Ancora lui, già, Smoking Joe, l'uomo dalla sfida del secolo del 71. L'uomo del Madison Square Garden. Primo ottobre 1975. Introducing in the blue corner from Philadelphia, Pennsylvania, USA, the challenger and former heavyweight champion of the world, Joe Frazier. Eccolo il punto più alto delle loro conclusioni. Il perfetto finale in crescendo per questi due supercampioni. Uno di fronte all'altro, ancora una volta, per l'ultimo spettacolo. Lo scenario è l'Araneta Coliseum, il più grande palazzetto dello sport della capitale filippina. L'atmosfera più che calda e bollente, l'orario contribuisce poi ad aumentare la temperatura, ore 10, il massimo dell'umidità. L'arbitro, quando presenta il pubblico i due pugili, ci mette del suo, amplifica ancora di più la grandezza dell'evento. Tutto deve essere gigantesco. Frazier è amatissimo da tutti. E Ali, proprio per quel suo modo di vivere ai mille all'ora e sempre senza censure, insomma guardando il pianeta dall'alto verso il basso tutte le volte, è un po' meno amato. I filippini difatti lo applaudono, ma qualche buh spunta sempre.
E lui come reagisce? From Louisville, Kentucky, USA. Beh, alla sua maniera, prima fa l'offeso, poi spalanca la bocca in segno di sorpresa, poi fa finta di piangere dalla delusione e infine ride. Insomma, ritorna ad essere Muhammad Ali. Ancora una volta, lui contro il mondo intero. Osservando il ring di Manila quella sera, sembra di tornare indietro di un secolo, quando questa nobile arte era sinonimo di sapore primitivo. Gli incontri che procedevano praticamente ad esaurimento, sino a che uno dei due contendenti non ne poteva più. Anche a Manila, in quella giornata afosa del 1 ottobre del 75, capita lo stesso. I due vanno avanti sino alla fine della 14ª ripresa. Poi, all'angolo di Fraser, accade qualcosa di incredibile. Il suo coach chiama l'arbitro ufficializzando il forfait del campione. Fraser, da quell'angolo, non si alzerà più. Il nuovo campione dei pesi massimi è ancora lui, Muhammad Ali. Ecco come ricorda quel momento un grande giornalista italiano, Rino Tommasi. Penso che nessuno dei due abbia mai dimenticato le botte che ha preso dall'altro. L'unico elemento di diversità nella memoria dei due pugili è di ordine cronologico. Ali sopravvisse meglio alla fatica del loro primo match, che cambiò la rotta della carriera di Fraser, mentre l'incontro di Manila del 75 cambiò definitivamente quella di Ali. E da quel momento, che gli consumò la gran parte delle energie cui poteva ancora disporre, che Muhammad Ali iniziò il suo decadimento fisico. Ebbene sì, il ring di Manila, questo 1 ottobre del 75, questa terza storica sfida contro Joe Frazier, è l'inizio della fine del più grande. È in questa occasione che per la prima volta il medico Ferdi Pacheco intuisce che Ali sta subendo incredibili danni fisici irreparabili. Ci metterà un po' per confermare il tutto, Mr. Pacheco, ma quell'intuizione del medico a bordo ring a Manila è illuminante. Il giocattolo si sta rompendo. L'uomo indistruttibile si sta sgretolando. Pacheco informerà anche la famiglia di Ali dopo un incontro successivo disputato al Madison Square Garden nel 77. Ma niente da fare, per l'entourage del campione la macchina da soldi deve proseguire a girare. Pacheco, due anni dopo, stufo di ripetere la gravità, se ne andrà. Smetterà di essere il dottore di Muhammad Ali. In questo 77, The Greatest ha 35 anni quando affronta Ernie Shivers, e non è proprio una scampagnata, anche perché Shivers ha un pugno terrificante, per gli esperti di box il pugno più potente della storia di questo sport. Sono 15 riprese dove si nota una cosa: i pugni di Ali hanno sempre più difficoltà ad abbattere l'avversario, sono sempre meno pungenti, sempre meno letali, ma è soprattutto quello che arriva sul viso del campione a preoccupare. 15 riprese condite da mastodontici tronchi che colpiscono il volto di Ali. Alla fine vince ancora lui, va bene. Ancora una volta campione del mondo dei pesi massimi. Sì, ma quanta fatica. Anni dopo ammetterà lui stesso una cosa. Shivers è stato il pugile più potente che abbia affrontato in vita mia. Ed è in quella affermazione, in quella crepa, che si infila il medico Pacheco, avvertendo l'entourage del pugile di smetterla lì per evitare un possibile finale drammatico. I bollettini medici parlano chiaro: il fisico non è più quello di prima, i riflessi sono cambiati, sembra che nel cervello del campione si sia accesa una spia maledetta, impossibile da spegnere. Il mondo lo scoprirà negli anni successivi. Quei pugni di Shivers quella sera al Madison sono stati siluri
che hanno cambiato per sempre Muhammad Ali, la vera scintilla della successiva malattia, la sindrome di Parkinson. Dopo quella battaglia di New York, Ali subisce una brutta sconfitta ed è l'unica della sua carriera ad essergli costata il titolo di campione del mondo, contro un atleta, Leon Spinks, di 11 anni più giovane di Ali. Spinks è il fresco campione olimpico, è il nuovo che avanza. Quando sale sul ring dell'Hilton Hotel di Las Vegas il 15 febbraio 1978, ha 25 anni. Di fronte si trova non l'avversario, ma una leggenda. Una leggenda di 36 primavere sulle spalle, nelle braccia, sul viso. E 36 anni nella vita di Muhammad Ali, beh, non sono paragonabili con un altro essere umano. Valgono il triplo. Prima dell'incontro si nota che non è più lui. Non è più quello spaccone che prende in giro il mondo intero quando indossa i guanti e sale su un ring. Lo speaker lo presenta, ma lui ha lo sguardo quasi perso. Anni prima avrebbe saltellato, avrebbe fatto le boccacce a chiunque. Oggi è lì, quasi immobile, come una macchina pronta alla rottamazione. Dal primo round in poi ecco la conferma. A volare come una farfalla e a pungere come un'ape non è più lui, ma l'avversario. Ali è statico, pesante. Un invito a nozze per Spinks, il quale vince ai punti. Arriva la rivincita alcuni mesi dopo nella città del Mississippi, New Orleans, e questa volta è Ali a primeggiare, primo pugile della storia dei massimi ad aver riconquistato il titolo per la terza volta. Sarà questo di New Orleans l'ultimo incontro? Beh, lo dicono in molti. No, no, neanche stavolta The Greatest appende i guantoni al chiodo. C'è la città dalle mille luci che chiama. Ci sono i suoi dollari che chiamano. Già Las Vegas, e l'albergo forse più maestoso, il Caesar Palace. Anche stavolta c'è lo zampino del manager Don King, uno zampino che non tiene conto dell'età ormai avanzata del campione e della mancanza di lucidità nel suo boxare. Dopo due annetti di assenza, il 38enne Ali affronta il 31enne Larry Holmes, fra i migliori pesi massimi della storia per completezza. Holmes ha fatto da sparring partner ad Ali per diverse stagioni, insomma si sono allenati insieme per molto tempo. Las Vegas è la città della finzione, della stravaganza. Finto è stato dunque anche l'incontro, senza storia e senza vere motivazioni pugilistiche. Una serata nata e morta soltanto per fare soldi. Dai primi secondi sino alla fine non c'è mai storia. Holmes domina in lungo e in largo ogni round e vince per KO tecnico dopo che l'allenatore di Ali, Angelo Dundee, getta la spugna alla conclusione della decima ripresa. Il suo campione è lì seduto, con lo sguardo perso. Scoppiano diverse polemiche nelle ore successive. Secondo il quotidiano Telegraph, le condizioni di Ali erano precarie e non sarebbe stato in grado di combattere. Dopo l'incontro Ali viene sottoposto ad un esame medico e i referti sono scioccanti. Il campione, confidandosi ai dottori, ammette di aver avuto uno strano formicolio alle mani e la difficoltà nel parlare. E ancora una volta il suo ex medico di fiducia, Ferdi Pacheco, dice una frase che passerà alla storia. Tutte le persone coinvolte in questo incontro andrebbero arrestate. Questo match è stato un crimine. Quell'atleta seduto a bordo ring dopo 10 riprese non è solamente uno sconfitto. È un uomo malato, con seri problemi cerebrali.
ma il sistema lo mantiene artificialmente in vita. Difatti, poco più di un anno dopo, eccolo di nuovo con i guantoni dentro un'arena, a soddisfare manager insoddisfatti e qualche televisione. E questa è l'ultima volta, è la sua ultima apparizione da pugile professionista. The Greatest sta per chiudere i battenti. Lo scenario è quello suggestivo delle Bahamas. È l'11 dicembre 1981. Perché le Bahamas? È scelta la capitale Nassau per il semplice fatto che non c'è altra soluzione, proprio così. Nessun stato americano rilascia la licenza da pugile a Muhammad Ali dopo la sua performance contro Larry Holmes. Sanno tutti che la situazione è al limite del ridicolo. Spingersi oltre, chiedere ancora a questo uomo un'altra prodezza, beh, significherebbe portarlo alla distruzione fisica. Muhammad Ali ha la bellezza di 39 anni e 10 mesi di età. Il titolo dell'incontro spiega tutto. Dramma alle Bahamas. L'avversario del più grande ha ben 12 anni in meno. Si chiama Trevor Burbick, metà giamaicano e metà canadese. L'uomo di Louisville sale per l'ultima volta sul ring. La gente lo applaude, lui testa bassa, sempre più un automa e sempre meno un essere umano. Sembra proprio telecomandato. Lontano anni luce dalla macchina infernale che era alcuni anni prima. Il peso è anche visibilmente cambiato. Prima del match era di 107 kg, ben 10 kg in più del suo peso forma abituale. Un reporter arriva a descriverlo addirittura come una sorta di omino Michelin. Tutto strano in quella sera dell'11 dicembre dell'81. C'è quella vendita dei biglietti che va a rilento, al punto da far decidere gli organizzatori di posticipare l'inizio dell'incontro di un paio d'ore. Sì, perché sono in molti che non credono più alla macchina infernale. Osservandolo ciondolare prima del match capiscono che non ci sarà incontro, che è tutto finito. Anche quella sera c'è pochissima box e solo tanta voglia di fare solo soldi. L'uomo dal pantaloncino bianco e nero è sempre costretto a subire e sono rari i colpi dati all'avversario. Al sesto round è stanco, inizia ad avere la vista annebbiata. Nell'ultimo round, il decimo, è ormai completamente esausto. I giudici danno la vittoria unanime ai punti a Trevor Burbick. È quello un Muhammad Ali che non riesce quasi neanche a rispondere al giornalista a fine incontro. È un uomo con le idee troppo confuse, stravolto, soffocato dalla sua stessa popolarità. Il 1981 dunque è l'anno del suo ritiro. Nel 1984 gli viene diagnosticata la malattia di Parkinson, ormai ufficiale. Il dottor Pacheco, altro che se aveva ragione. Ali ha ancora il tempo per commuovere i miliardi di telespettatori incollati davanti ad uno schermo TV quando appare, di colpo, dal buio della notte di Atlanta. Ha in mano una fiaccola, quella fiaccola che accenderà il braciere olimpico delle centesime edizione dei giochi. È tutto tremendamente commovente. Un coup de théâtre, ammettiamolo, semplicemente perfetto. The Greatest è ancora lì con quel suo sguardo da duro, quegli occhi neri da combattente. È però un corpo che avanza per inerzia, un corpo che trema ogni secondo. Quella mano che anni fa distruggeva tutti, adesso... no, adesso non segue più i comandi.
Il Parkinson lo sta divorando. Ecco perché miliardi di persone rimangono quella sera, quell'attimo, a bocca aperta, quando spunta di colpo dal buio di Atlanta. È una delle immagini più intense, più commoventi, che lo sport abbia mai prodotto. Quel Muhammad Ali di Atlanta 96 come Aliyah del Madison Square Garden contro Frazier, o quello di Kinshasa contro Foreman. Lui è la fiaccola, lui è il mondo intero ancora una volta. Negli anni successivi diventa testimonial per la ricerca di fondi per la malattia, cerca di sensibilizzare e incoraggiare le varie donazioni. Lo segue come un'ombra la sua quarta e ultima moglie, Lonnie. In pubblico appare per l'ultima volta il 9 aprile 2016. Ha 74 anni il campione. Appare ormai come una cosa, diversissima. Tanti non credono neanche che sia lui, talmente debole. Morirà neanche 2 mesi dopo, in Arizona. Sicuramente non c'è mai stato nella storia dello sport un personaggio così importante, così determinante, popolare poi soprattutto, come Muhammad Ali. È lecito considerarlo il più grande di tutti? Bella domanda. Forse è impossibile e anche sbagliato spingersi verso questi confini dell'eccellenza, perché ogni risposta sarà soggetta a gusti, a valori, all'ambiente. Insomma, non ci sarà mai una risposta definitiva, universalmente, chiamiamola, condivisa. Nella box, autorevoli giornalisti in tutti questi decenni, diciamo la stragrande maggioranza in una classifica dei migliori pesi massimi di sempre, chi piazzano? Piazzano in testa Joe Lewis. I motivi? Completezza come pugile e aver avuto coraggio già di smettere nel momento giusto. Al secondo posto, ecco Cassius Clay, Muhammad Ali, ma se chiedete loro chi è stato il più grande veramente di tutti, non avranno dubbi. Ali. Essere il più bravo non significa essere il più grande, ma lui è sicuramente, per sempre, the greatest. Thank you.